Ciao, sono Lillo e oggi vi presento le nostre canne che si chiamano, la serie che si chiama Zeus. È una canna, sono 10 canne, in questo caso sto usando una canna Nazione 7 che è come casting da 8-12, una canna parabolica, perché in questo periodo le trote mangiano, non mangiano, non è che mangiano, è un periodo in cui le trote proprio non mangiano. Di conseguenza ci vuole una canna abbastanza morbida per far sì che le trote non sputino l'esca. La serie è composta da 10 canne, come ho già detto. C'è l'Azione 1, che è una canna di punta, morbida, pezzatura corta, cimino in carbonio fuji, placca fuji, anelli fuji, il puntale in titanio. Perché secondo me il puntale nella canna è molto importante e viene montata da noi. L'Azione 2, mentre una canna di pezzatura leggermente più lunga, sempre cimino fuji come tutte le altre canne, e più parabolica. La 3 e la 4 sono due canne, io le chiamo da far pesce, sono due canne molto rigide di base e di punta morbida. La 5 è una canna con cui noi peschiamo sugli 8 grammi, un 4,15 m, e la 5,5 è una canna sui 4 metri. La 6 è una canna da 5-10 grammi, una canna bellissima secondo me nella serie, da pescare col tris da 8, tris da 10. Poi c'è la 6, la 7, scusate, la 7 è quella che ho in mano io adesso. È una delle canne, anche qui parliamo da bombardina parabolica, sempre cimino fuji, è innestata davanti, questa in particolar modo proprio per avere quell'azione che dicevo prima per quanto riguarda i pesci che sputano. Allora c'è una canna prevalentemente parabolica, per come concepisco io la pesca, poi ognuno la vede a suo modo, è una canna che va molto bene. E poi rimangono la 8 e la 9, sono due canne da pescare da 20 a 25 grammi. Lì parliamo di due canne che devono spingere molto, di conseguenza due canne di punta e molto rigide dietro. Una cosa importantissima è che i cimini sono fuji e non hanno la spina, di conseguenza secondo me nei cimini è molto importante questo discorso, perché altrimenti uno, se ha il cimino con la spina, lancia o a destra o a sinistra, mai sul bersaglio. Cimini che non hanno la spina si lancia dove si vuole, nella canna è importantissimo. Adesso faccio qualche lancio, così riusciamo e prendiamo anche qualche trota.